Ciao a tutti, oggi ho deciso di parlarvi di un'alternativa per creare le tabelle pivot al cerca verticale. Il cerca verticale sappiamo che è un comando che permette di andare a prendere dati da file diversi e di visualizzarli nello stesso foglio, in modo poi da potervi fare una tabella pivot di riepilogo. L'alternativa di cui vi voglio parlare si chiama pivot, viene denominata Pivot Consolidate. E permette di prendere dati da fogli diversi presenti nello stesso file. Ad esempio, nel file che io ho già aperto ci sono tre fogli. Un foglio che si chiama clienti, che permette di visualizzare una tabella estratta magari da un sistema centrale con un codice di ordine, il nome e il cognome del cliente e il paese dal quale il cliente ha fatto l'acquisto. Poi c'è una tabella di ordini, dove c'è il mese in cui l'ordine è stato fatto, il tipo di prodotto che è stato acquistato e una caratteristica del prodotto, se biologico o non biologico, e poi una terza tabella di pagamenti, dove sempre per ogni ordine vi viene riportato l'importo totale economico dell'ordine, il tipo di pagamento con cui è stato evaso quest'ordine e la situazione dell'ordine, cioè se è un ordine ancora da inviare oppure se è un ordine già inviato, aperto e chiuso. Supponiamo che qualcuno ci chieda di fare una tabella pivot che per ogni tipo di pagamento ci vuole visualizzare il totale degli ordini, ma contemporaneamente anche la visualizzazione di qual è il paese dal quale l'ordine è stato fatto. Nel passato noi avremmo utilizzato il cerca verticale per andare ad aggiungere, ad esempio, la colonna paese alla tabella dei pagamenti, in modo tale da averla qua a destra e quindi poter fare la tabella pivot contenente tutte le informazioni. Oggi noi possiamo evitare questo tipo di processo andando a sfruttare un comando che è la derivazione della nuova integrazione dell'oggetto Power Pivot presente in Excel. La procedura necessita in maniera obbligatoria che le tre tabelle da cui si partirà siano fisicamente nello stesso foglio. Dopodiché è necessario per ognuna delle tre tabelle trasformare queste tabelle in tabelle di database. E il processo si fa in questo modo. Si fa un clic in una cella qualsiasi di questa struttura, si va nella scheda home e si sceglie il comando formatta come tabella. Formata come tabella apre un elenco di scelte grafiche ed è indifferente quella che andrete a scegliere, ma oltre a dare un'estetica, andrà anche a strutturare questi dati in un ambiente chiamato Power Pivot, dove sarà possibile relazionarli con le altre tabelle. Io adesso vado a scegliere lo stile che più mi piace, verifico che la macchina mi abbia selezionato il set di dati corretti, confermo che la prima riga è una riga di intestazione e confermo con OK. E questa è la prima struttura di tabella che noi abbiamo creato. A questa struttura, per un discorso di leggibilità, io andrò ad assegnare tramite la scheda progettazione un nome tabella che sarà pagamenti. Non è indispensabile che il nome tabella sia uguale al nome del foglio, assolutissimamente. Poi la stessa procedura va fatta su tutte le altre tabelle che dovete strutturare. Quindi vado sulla seconda tabella, seleziono formata come tabella, confermo con OK e a questa seconda tabella darò il nome ordini. Nella terza tabella, seguendo la stessa procedura, assegnerò però il nome coerente clienti. A questo punto io mi sono preparata le tre strutture dove la tabella pivot potrà lavorare contemporaneamente. Quindi vado nella scheda Inserisci, seleziono il comando tabella pivot e a differenza di quello che avremmo fatto prima, dove avremmo mantenuto l'intervallo clienti come base di partenza, noi andiamo ad aggiungere questa struttura di tabella clienti al modello di dati delle Power Pivot. Con il flag aggiungi questi dati al modello di dati. Confermando con OK, la tabella Pivot che mi viene proposta è identica a livello grafico e in primo acchito mi fa vedere solo i campi della tabella clienti. Ma perché fa vedere solo i campi della tabella clienti? Perché al di sopra c'è attivo il flag chiamate attivi. Se noi scegliamo di visualizzare tutti i dati, automaticamente la macchina ci permette di vedere le tre strutture, dalle quali io vado a selezionare
il totale degli ordini e lo metto come somma di valori. Vado a selezionare il tipo di pagamento e lo metto nelle righe e quindi ottengo la struttura tabellare. Poi ho la necessità, perché mi è stato richiesto, di aggiungere anche il paese nel quale l'ordine è stato fatto. Quindi carico il campo paese. Automaticamente la macchina mi propone di creare delle relazioni tra le due strutture tabellari. Noi andiamo a crearle manualmente, dicendo crea, e andiamo a dirgli che la tabella dei pagamenti è relazionata alla tabella dei clienti tramite il campo di collegamento chiamato ordine. Non ha importanza, come si vede da questa interfaccia, che il campo abbia lo stesso nome. Confermando con OK, la tabella viene completamente ristrutturata impostando i totali corretti. Spero che questo comando vi possa servire per semplificare la creazione di tabelle pivot. Vi saluto e vi auguro buon pomeriggio.